Porta aperte domenica 12 maggio alla sede della Croce Rossa, Comitato di Ravenna di via Guaccimanni. A conclusione della settimana della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa verrà organizzato un mercatino di beneficenza per sostenere l'associazione Ravennate. L'appuntamento è dalle 9.30 alle 18.30. Sarà organizzata anche animazione per bambini e famiglie. Abbiamo programmato all'interno della settimana degli eventi di Croce Rossa, perché all'interno di questa settimana c'è stato l'8 maggio, che è il giorno della festa internazionale della Croce Rossa, quindi c'è questa abitudine di compiere attività rivolte verso la popolazione proprio in questa settimana, a seconda delle possibilità, o solo l'8 o più giorni. Noi abbiamo cominciato il 5 maggio con la presentazione di due mezzi che abbiamo in dotazione da pochissimo tempo grazie alla donazione di una grossa associazione di volontariato, e sì, penso che si possa anche dire, perché non è pubblicità commerciale, la AIL. Questa apertura della sede alla cittadinanza, intanto perché avevamo molte cose che ci sono state donate da un negozio della catena dell'Espo che ha chiuso, e quindi le cose che avevano in magazzino le hanno donate a noi, proprio affinché noi potessimo ottenere un qualche ritorno economico. E oggi abbiamo quindi l'esposizione di tutte queste cose che offriamo alla possibilità della popolazione di vedere ed eventualmente di prendere, di chiedere, di avere a cambio di una qualche offerta da devolvere alla Croce Rossa per gli scopi istituzionali di Croce Rossa. Quindi ci sono oggetti di varissimo tipo, di tantissimo tipo, sperando che possano, almeno i più importanti, piacere alla popolazione, e a seguito di quelli ottenere quindi un po' di offerte. Ci sarà anche un po' di animazione. Sì, ci sarà un po' di animazione con i clown. Poi ci siamo dotati molto di recente di una macchina per il popcorn. Il prossimo mese la Croce Rossa compirà 160 anni, ci saranno eventi anche qui a Ravenna. Arriva questo compleanno a praticamente un anno dall'alluvione. Che ricordo avete di quei momenti? Ancora vivissimo, perché noi, a seguito della volontà della Fondazione della Cassa di Risparmio, stiamo elaborando una serie di domande. Abbiamo aperto una possibilità di distribuzione di qualche beneficio a favore degli alluvionati, e abbiamo ancora in corso le operazioni per le analisi delle domande che ci sono pervenute, e a seguito poi dal 1° di giugno proprio avremo la possibilità di cominciare a erogare quella somma che purtroppo è limitata, perché come tutti quelli che hanno fatto domanda sanno, perché fu pubblicato sui giornali, perché era nel bando, è di 250.000 euro messi appunto a disposizione della fondazione. Noi abbiamo solo quella come disposizione, quindi le domande sono tantissime, sono più di 350, quindi le stiamo elaborando una a una, e poi vedremo. Abbiamo già pensato quale criterio adottare, ma e quindi per noi l'alluvione è ancora molto forte, molto viva, molto presente.